Non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io desidero: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Gli antichi padri dicevano: ad ogni pensiero che ti assale, chiedi: sei dei nostri o provieni dall'avversario? E certamente te lo dirà. L'uomo vive, pensa, l'uomo agisce, l'uomo progetta, l'uomo desidera. Quali sono i tuoi desideri? Da dove provengono? Qual è il tuo desiderio dominante? È buono? È onesto? Hai tanti o pochi desideri? E se hai tanti desideri, pensi che forse non esista un unico desiderio pieno, vero, bello e buono che possa renderti veramente felice, verso il quale progettare, impegnare, orientare tutta la tua vita? Ma tu agisci secondo buone ispirazioni oppure sei agito e agitato dai tuoi desideri sregolati, biforcuti, ondivaghi e tra loro contrari? Dice un detto sapienziale: un uomo senza discernimento è come un segugio senza l'olfatto. Tu che cosa desideri? Alla voce desiderio, nel vocabolario della lingua italiana, troviamo queste definizioni. Desiderio: sentimento di ricerca appassionata o di attesa di possesso, del conseguimento, dell'attuazione di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze e ai propri gusti. E ancora, bisogno, necessità. E se andiamo a cercare la voce desiderare, troviamo scritto: proporsi di ottenere qualcosa per appagare le proprie esigenze e i propri gusti, augurarsi vivamente, agognare. E altro: richiedere, chiamare, volere. Cosa significa? Quale vantaggio guadagno desiderare secondo i propri gusti, come recita la definizione del vocabolario? È Dio la nostra via, è Dio la nostra vita, è Dio colui che orienta i nostri desideri e il nostro desiderare. Dio ha posto nel cuore dell'uomo una fiaccola, una luce splendente per dirigere il nostro volere e desiderare il vero bene nel cammino pieno della vita. Dio ha posto nell'intimo del nostro cuore una realtà sacra, misteriosa, nella quale risuona come una eco la sua voce, la coscienza. Nel guazzabuglio di voci e di desideri risuona un richiamo divino al desiderio unico del nostro cuore, l'amore di Dio. È lì il nostro orientamento ultimo e definitivo, è lì che dobbiamo orientare il nostro desiderio. Immaginiamoci, ad esempio, chi desidera sintonizzarsi su una frequenza radio precisa, su una stazione radio chiara, nella quale si ascolti solo musica di bellezza vera, piena e rara. Ebbene, mentre ci si dirige alla ricerca della sintonizzazione vera, non deve la persona lasciarsi prendere da altre interferenze. La sua ricerca, il suo desiderio e il suo cuore sono fissati lì, in quel punto della stazione radio. Tutto il resto devia, spreca energia, rischia di fare perdere il vero senso
della ricerca. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Il nono e il decimo comandamento riguardano le intenzioni, i desideri del nostro cuore. Dio ci comanda di non desiderare relazioni umane o cose che distorcono il piano dell'amore tra persone e cose. Non desiderare la donna ad altri, e certamente nel caso della donna non desiderare l'uomo ad altre. Non desiderare le cose degli altri, anche i loro beni fisici e spirituali. La dottrina della Chiesa insegna che il cuore dell'uomo deve essere purificato. Infatti nel Vangelo Gesù dice chiaramente che è dall'interno del nostro cuore che provengono i desideri cattivi e di conseguenza le azioni inique. Gesù ci esorta a purificare l'interno del nostro cuore, di noi stessi. I pensieri, la volontà, l'intelligenza, gli affetti vanno purificati alla sorgente. Non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la roba d'altri. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse loro: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Saranno i puri di cuore a vedere Dio. Dobbiamo riconoscere con molta umiltà che, seguendo la parola di Dio scritta nella lettera di San Giovanni, la nostra vita è disturbata nel suo desiderare vero, dalla superbia, dalla bramosia dell'avere persone e cose, possederle nel desiderio e anche da desideri carnali che fanno guerra ad una prospettiva di vita pura. Dio ci comanda di stare lontano dal desiderio, dalla bramosia che ci fa peccare anche se non compiamo l'atto del nostro desiderio. Il nono comandamento ci mette in guardia dal desiderio smodato o dalla concupiscenza carnale. Il nono comandamento ci proibisce desideri adulteri e maligni di intenzione e di sguardo. Dobbiamo pregare e cercare la virtù del pudore e la custodia dei pensieri purificando il nostro cuore. Abbiamo bisogno di fare anche un appello agli ambienti sociali che diffondono lo scandalo e inducono al male e a pensare e desiderare male. La virtù del pudore pone le condizioni
per non indurre altri a desideri o pensieri maligni. Dobbiamo chiederci se con i nostri atteggiamenti favoriamo o fomentiamo in altri dei desideri malvagi. Il decimo comandamento proibisce la sfrenata cupidigia di fronte al potere e alla brama smodata delle ricchezze. Questi desideri ci producono invidia e gelosia per il bene altrui, tristezza quando pensiamo a ciò che hanno gli altri, sia bene materiale, sia beni spirituali. Ascoltiamo che cosa dice Gesù a proposito. E disse loro: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. I cristiani combattono l'invidia con la benevolenza, l'umiltà e l'abbandono alla provvidenza di Dio. Prima di concludere questa meditazione, vorrei però anche dissipare alcuni dubbi circa i pensieri. Alcune volte mi si chiede se si può andare alla comunione dopo aver fatto pensieri non buoni, oppure ci si deve ogni volta confessare. Si tratta di alcune persone scrupolose, ma non sempre. Il pensiero, la suggestione e la tentazione non sono peccato. Fanno parte di quelle situazioni che ci disturbano. Tutti sono soggetti a simili situazioni. Se cominciamo a colloquiare con un pensiero o una tentazione, non facciamo ancora peccato, ma dobbiamo prontamente allontanarci perché stiamo perdendo terreno e possiamo peggiorare la situazione e immediatamente cadere. Avviene così il combattimento, che è la terza fase, sempre più pericolosa, perché se siamo spiritualmente deboli, certamente cadiamo. Anche qui però non è ancora peccato. Il peccato sopraggiunge con il consenso del desiderio, voluto e pronto a compiere ciò che si è desiderato. Qui abbiamo peccato anche se non segue il peccato materiale, poiché la nostra intenzione è stata favorevole al peccato. Certamente l'azione conferma, ratifica ancor più drasticamente il nostro consenso. La quarta e quinta situazione sono peccato grave da confessare. È bene comunque chiedere consiglio al confessore, egli ci aiuterà a capire la gravità e responsabilità oggettiva del nostro desiderio riguardo alle nostre situazioni personali. Possano ora le nostre menti e i nostri desideri purificarsi e aprirsi alla conoscenza della ricchezza della nostra chiamata. Il vero desiderio dell'uomo è vedere Dio. Pace e bene.